La guerra terminò in pochi mesi, senza vinti, solo sconfitti. Col passare del tempo, i regni tornarono alla tranquillità e a una pace meno salda di prima. I due satelliti si alternavano nel corso dell'anno, offrendo alla terra di Eimar ora una calda luce splendente, ora una sinistra opacità dai riflessi vermiglio. Proprio quest'ultima bagnava le mura della reggia il giorno in cui Elien e Turelaio fuggirono da Dnal. Uscirono in giardino poco prima dell'orario di cena, attraversando le siepi in fiore e le numerose fontane. Elien aveva indossato un vestito dello stesso colore dei suoi capelli, morbido e molto leggero. Il suo cuore batteva sempre più forte ad ogni passo. Turelaio le camminava accanto, senza parlare, senza sfiorarla. Il silenzio aveva preso possesso di ogni cellula della loro anima. Si guardavano solo di tanto in tanto, per accertarsi che non fosse tutto un sogno.